Grandissimo, grandissimo, e il football, e il calcio, e il football, Thiago e il football Motta, e il calcio, la nuova Juve, 182 miliardi, Kop Mainert, Kefren Turam, Coin Sesao, Douglas Luiz, Kalulu, Ildiz, Vlahovic, Fagioli, sto nominando giocatori a caso, però la Juve riscatta Coin Sesao, 32 milioni con i soldi del Monopoli. La Juve fa quello che vuole con i soldi, perché tanto la Juve può fare quello che vuole con i soldi, ma tanto quelli stronzi sono sempre quelli dell'Inter. Ma la Juve fa una grandissima figura di merda, perde con lo Stoccarda in casa, dove ruba anche, perché c'è un gol regolare di mano, un gol regolare annullato allo Stoccarda per un fallo di mano inesistente. Lo Stoccarda sbaglia anche un calcio di rigore, Danilo si fa espelle per un doppio giallo, quindi grandissimo Danilo, ti vogliamo bene. E poi, come giusto che sia, la giustizia trionfa sempre, e Bilal Touré, anche ricordo bellissimo della vecchia Atalanta, segna e fa godere un popolo intero, perché la giustizia è fatta. La Juve dei miliardi, la Juve di Giuntoli che frega Cabal, nuovo Roberto Carlos preso dalla Juve, che adesso è un fenomeno. Ho visto che grande partita che ha fatto, la live, abbiamo seguito anche la partita in live con Gerardo, andate a seguire, recuperatevi la live di Jerry dove ci siamo divertiti, abbiamo un po' visto la giornata di Champions. Ma oggi si parla di Juve, ragazzi, oggi si parla di Juve. Quanto ha speso la Juve quest'estate? Quanto ha speso? Quante robe ho sentito dire sul mercato magico della Juve quest'estate, Cosa ho sentito? Ho sentito Kovmeiners, andiamo, io ho sentito ragazzi su TikTok, ho passato delle live, sono andato in giro in delle live a sentire juventini che dicevano andiamo subito nelle prime 8, vinciamo la Juve ha più possibilità di vincere la Champions rispetto all'Inter. Ho visto, avete avuto difficoltà, avete vinto con due euro gol di Vlahovic, perché Vlahovic fa grandissimi gol e sbaglia quelli semplici. Oggi grandissima partita anche di Dusan Vlahovic, grandissima partita del giocatore più forte del mondo. Ovviamente stiamo parlando del grandissimo Dusan, che non ha strusciato palle ed è stato addirittura cambiato per disperazione da Motta al 68esimo per far entrare Azic, un ragazzino di 18 anni che forse ha giocato forse nei campetti dell'oratorio, viene fatto entrare per disperazione da Motta nel tentativo di recuperare qualcosa, ma ovviamente poi il cambio si rivela sbilanciante. La Juve poi si prende un rigore abbastanza netto, doppio giallo appunto per Danilo in pochi minuti, praticamente in 5 minuti prende due gialli e si fa buttare fuori come il grandissimo capitano, perché ricordiamo che Danilo è il capitano della Juve, quindi grandissimo Danilo. E cosa dire? Possiamo dire le statistiche, possiamo dire che la Juve ha tirato una sola volta in porta in casa, potremmo dire che lo Stoccarda ha schiacciato la Juve ed è finita solo 1-0 perché Perin si è reincarnato, ha avuto la benedizione da Buffon, Perin è diventato un nuovo Buffon, quindi potremmo dire che Perin salva la Juve e anche per un gol annullato che era regolare la Juve perde solo 1-0. Ma se noi andiamo a vedere ai tiri in porta, siamo 1 per la Juve, 10 per lo Stoccarda, siamo 22 tiri per lo Stoccarda e 7 in generale per la Juve. L'XG ragazzi è abbastanza umiliante, perché è 0.28 per la Juve e 2.44 per lo Stoccarda, quindi possiamo dire che lo Stoccarda umilia la Juventus, che in casa non fa assolutamente nulla, si fa prendere a pallonate, finisce solo 1-0 perché appunto lo Stoccarda non ha sta grande cattiveria offensiva, i suoi attaccanti non prendono mai la porta, quando tirano o quando la prendono trovano dall'altra parte un grandissimo Perin. Però io godo perché questo vuol dire che spendere i soldi a cazzo di cane non vuol dire per forza vincere. Questa è la dimostrazione che Marotta
è un presidente che dà 10 a tutti, 10 a 1 a tutti, non perché è un presidente forte, è un presidente molto influente, ma perché usa il cervello. A differenza di Giuntoli, che prende i soldi, li butta a caso, prende Cobb Mainers, 58 milioni, prende Douglas Luiz facendo i magugni con l'Aston Villa, prende Kiefer Thuram, prende qualsiasi gioco, prende Conceição in prestito, poi 32 milioni presi rubati dalla Banca d'Italia. La Juve fa un mercato della Madonna e poi si rivela sempre la squadra che non è. La Juve non è ancora pronta a questo cambiamento. La Juve ha voluto cambiare tutto subito perché voleva fare una rivoluzione, ma le rivoluzioni spesso succede che sbagli. Quindi le rivoluzioni devono essere graduali. Per questo l'Inter è più forte, perché l'Inter ha un staff di dirigenti come De Marotta, Ausilio, che usano il cervello e anche facendo un mercato a zero prendono giocatori come Thuram, Calhanoglu, Taremi, Zielinski e compagnia cantante, c'è la Noglu, e possiamo dire che Marotta l'unica volta che ha speso tanti soldi l'ha fatto per prendere Pavard, 30-40 milioni. Quindi possiamo dire che l'Inter è una società che vince spendendo poco, la Juve è una squadra che spende tanto e non vince un cazzo. Buonanotte a tutti ragazzi, mi raccomando ricordatevi viva i soldi per l'hashtag Juventus, e noi ci vediamo con i prossimi video. Domani gioca l'Inter contro lo Young Boys in Svizzera, speriamo di non tirarcela, però comunque siamo in emergenza con i giocatori, però dovremmo comunque, abbiamo una grande squadra e dobbiamo vincere assolutamente, perché a parte noi, dobbiamo giocare noi all'Atalanta, quindi dimostriamo di essere la italiana che sa vincere i Champions. Il Milan ha vinto, ma prendendo schiaffi col Club Brugge fino al 67esimo. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che, ragazzi, perché iscrivervi è gratuito, lasciate un mi piace, condividete questo video, attivate anche la campanella, che sono quattro gesti semplicissimi, a voi non costa nulla, quindi mi raccomando, fatelo, e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao, ragazzi!